bambini che spesso, al di fuori delle logiche economiche, riescono a insegnare agli adulti l'educazione civica e ambientale. È quello che è successo a Sant'Ippolito, dove l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Marco Marchetti insieme a Massimiliano Martini, presidente dell'associazione giovanile Ecofatto, ha coinvolto nel progetto I segnali del futuro l'istituto scolastico Mercantini di Fossombrone e tutti gli alunni delle scuole elementari e medie. Unitamente agli insegnanti, all'ASET e a diversi professionisti della tutela ambientale, gli alunni hanno potuto esprimere il proprio concetto di pulizia e conservazione del territorio attraverso dei disegni, alcuni dei quali sono stati scelti per diventare dei cartelli stradali che saranno affissi in punti strategici del comune di Sant'Ippolito. Abbiamo chiesto ai bambini di fare una rivoluzione. Solitamente ai bambini gli si danno gli ordini o gli si danno quelli che sono i divieti, invece qui sono i bambini che ci fanno da insegnamento e ci insegnano a noi adulti come rispettare l'ambiente e come tenere più pulito il nostro comune. Questo è un percorso che è durato tutto l'anno scolastico. I bambini hanno prima fatto delle lezioni, delle conferenze, e in base a quello che hanno imparato, lasciandogli piena libertà alla loro fantasia, alla loro gioia, hanno fatto dei veri e propri disegni che sono dei cartelli stradali che andremo a collocare in tanti spazi del nostro comune, soprattutto spazi dedicati ai bambini come parchi giochi, piazze. Questa è la loro creatività a cui abbiamo lasciato massima libertà. È tutto ambientalistico? Sì, è una grande sfida del futuro. La sfida ambientale ormai è la vera sfida che abbiamo di fronte. C'è una bellissima frase che dice a noi adulti che non siamo noi che abbiamo ereditato il nostro pianeta, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Quindi per noi è importantissimo far sì che loro abbiano una sensibilità, una cultura rispetto a questi temi diversa da quella che abbiamo avuto noi. Un progetto perfetto per la pulizia dell'ambiente. Sì, è un progetto perfetto intanto perché ci sono gli elementi essenziali determinati, perché c'è praticamente l'impegno dell'amministrazione, c'è l'impegno della scuola che è molto importante, c'è l'impegno dei bambini perché per noi sono le prime vedette della cura e della tutela dell'ambiente e anche della raccolta differenziata. Siamo contenti su tutti i punti di vista. In particolar modo questo legame con le scuole è un legame che ci permette di investire per il futuro, perché abbiamo visto che nulla nasce dal caso. C'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno in pratica di far capire che determinate tematiche sono sempre più importanti. Gli altri disegni, tutti bellissimi, con contenuti altamente espressivi, verranno esposti presso esercenti pubblici dei territori limitrofi, in modo che tutti i cittadini possano essere coinvolti nel progetto di tutela ambientale regalato da queste piccole opere d'arte. Insieme abbiamo collaborato in diverse fasi. La prima fase ha previsto un approccio di tipo teorico e laboratoriale in cui le associazioni hanno incontrato i ragazzi sia della secondaria sia della primaria per trasmettere quei principi di rispetto verso l'ambiente che sono proprio la base del progetto. In un secondo momento si è passati ad una fase molto più operativa e pratica in cui i ragazzi hanno disegnato e hanno tradotto quei messaggi ricevuti in immagini. L'entusiasmo si è percepito soprattutto attraverso le voci dei piccoli artisti che nel corso della manifestazione di chiusura dell'anno scolastico hanno espresso le loro idee e, non meno importante, i loro insegnamenti. Abbiamo disegnato una piazza per dimostrare che i bambini devono giocare liberamente per fare in modo che... In spazi puliti. Sì. Noi abbiamo fatto delle foto delle piazze, le varie piazze di Reforzate Sorbolungo, e le abbiamo immaginate come se erano ridotte a uno stato con tutte inquinate e invece tutte pulite e messe a posto. Ho disegnato un paesaggio tutto pieno di grattacieli, di inquinamento, e poi una parte di natura, di erba, ecco, con questa ragazza che era nella panchina e guardava il paesaggio mentre, diciamo, contemplava quello che stava guardando e quanto il mondo è cambiato. È stata un'esperienza davvero nuova perché ha fatto di noi alunni della scuola dei catalizzatori per promuovere le conoscenze e cambiamento nei confronti dell'ambiente per i nostri genitori e per l'intera comunità. E saremo protagonisti del cambiamento. Perché se per l'umanità c'è una speranza di salvezza, questa salvezza
non potrà che venire dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo.